Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata. La parola del profeta Isaia che abbiamo ascoltato è una parola che ci invita ad uno stile nuovo, uno stile inedito che è lo stile di Dio, lo stile della consolazione. Consolare sembra una cosa scontata, ma non lo è affatto. Consolare è non tanto dire parole, ma esserci. Non tanto fare qualcosa, ma mettersi a posto dell'altro e sentire come proprio il dolore dell'altro. E questo quello che ci rivela la parola del profeta. È un invito di Dio, un invito a riaccendere il cuore, un cuore troppo spesso anestetizzato dalla paura, anestetizzato dai fallimenti, anestetizzato dalle facili consolazioni. Perché se è vero che il Signore ci invita a consolare il suo popolo, è vero pure che ci chiede di affliggere coloro che sono prigionieri di false consolazioni, che sono prigionieri di una falsa idea di Dio, di una falsa idea del mondo e degli altri. L'altro non è una zavorra, l'altro non è qualcuno con cui fare a botte, con cui sgomitare per avere il primo posto. L'altro diventa ricchezza, l'altro diventa occasione per incontrarsi, per incontrare noi stessi, per incontrare Dio. L'altro è la nostra salvezza, mai senza l'altro. E Maria, la madre della consolazione, la Madonna delle Lacrime, cui è legata la devozione nella nostra comunità parrocchiale, riguardo a questo evento prodigioso che ha visto piangere una effigie della Madonna di gesso in una casa poverissima di Siracusa, per ben 4 giorni diventa icona della consolazione di Dio. Un Dio che non è estraneo alle nostre lacrime, un Dio che le ha fatte sue le nostre lacrime, ma anche un Dio che ci fa dono della consolazione che è Lui stesso. Maria nel Cenacolo è colei che implora da Dio il dono della consolazione, il dono dello Spirito. E in questo tempo di Pasqua noi facciamo esperienza di questa consolazione che viene dai frutti del mistero pasquale. Il nostro Dio che si presenta ai discepoli ferito, ma non più grondante di sangue, bensì di luce, ci ricorda che dalle nostre ferite possiamo ricominciare, che le nostre lacrime non sono l'ultima parola, che Dio ha scritto il suo amore con l'alfabeto delle ferite e che quelle ferite rimarranno aperte fino all'ultimo giorno dell'ultimo uomo a ricordarci che l'amore, quando è vero, corre il rischio di lasciarsi ferire, corre il rischio di essere vulnerabile. Allora, in questo mese di maggio dedicato a Maria e vissuto alla luce della Pasqua e dell'incontro con il Signore risorto, ci saranno alcuni appuntamenti importanti che vivremo come comunità parrocchiale. Innanzitutto i martedì delle lacrime, martedì in cui noi mediteremo sul mistero, sul linguaggio arcano di questa lacrimazione. Innanzitutto giorno 7 con la presenza di Monsignor Giuseppe Costa che ci illuminerà sul testo biblico che abbiamo ascoltato all'inizio di questo video e poi ancora il 14 con la visita del nostro arcivescovo, il quale ci racconterà quella che è la sua esperienza della lacrimazione della Madonna, l'esperienza di un bambino di appena 2 anni portato lì da suo papà. E poi ancora l'intervento di Don Luca Saraceno, ex rettore di Siracusa, che ci parlerà della sapienza delle lacrime e poi a conclusione di tutto la visita delle reliquie del Beato Padre Puglisi.
il beato Pino Puglisi sarà presente in mezzo a noi con una reliquia tutta speciale, con la stola della sua prima messa. Sarà portata dal dottor Maurizio Artale, il presidente del Centro Padre Nostro di Brancaccio, e dalla sua viva voce ascolteremo la sua testimonianza di ciò che padre Pino Puglisi continua a fare da morto nella sua Brancaccio, a livello di servizi, a livello di accoglienza, a livello di annuncio del Vangelo sul territorio, Vangelo che viene incarnato nelle missioni del Centro Padre Nostro. La consolazione non è questione di parole, ma di impegno. Ecco perché questo mese di maggio non vuole essere soltanto legato alla tradizionale devozione a Maria, che è qualcosa che rimane rinchiusa nel recinto della Chiesa, ma deve essere un richiamo a vivere il nostro impegno anche all'esterno. Adesso la luce è tornata nel nostro rione, ma quante tenebre ancora ci sono nei nostri cuori, quante situazioni di disagio, di povertà diffusa abitano le nostre case, le nostre famiglie. E non è tanto e soltanto la povertà delle tasche, il bisogno di denaro, di pane, quanto piuttosto il bisogno di attenzione, di tenerezza, il bisogno di amore. Ecco perché non dobbiamo pensare che seguire il Signore sia qualcosa che ci immobilizza in una preghiera che non ha sbocchi. La nostra preghiera deve avere mani, cuore, piedi che camminano sulle strade dell'uomo e che incontrano e che dispensano consolazione, dispensano speranza. Tanta gente ha bisogno di sentire dentro questo richiamo forte alla speranza. Abbiamo bisogno di riscoprire in Maria il dono di una speranza che lei tenacemente ha tenuto accesa nella notte del Venerdì Santo, nelle lunghe ore del Sabato Santo. Quella speranza è Cristo. E allora imbracciamo le armi, è proprio il caso di dirlo, imbracciamo la corona del rosario, facciamo in modo che questa preghiera ci unisca, ci renda una famiglia, ci faccia sentire la bellezza di essere Chiesa e soprattutto non ci chiuda gli occhi alle necessità dei fratelli, perché vedete, il nostro cammino cristiano comincia quando noi facciamo lo sforzo di uscire da noi stessi per andare incontro all'altro. Il vero pellegrinaggio non è quello che facciamo nei luoghi benedetti, nei santuari, ma è quello che facciamo innanzitutto con il cuore, con i piedi, con la volontà, nei confronti di chi ci ha ferito, nei confronti di chi ci ha umiliato, nei confronti di chi ha sbagliato nei nostri confronti. Sia un mese di maggio ricco di consolazione per tutti. Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo ci doni quella consolazione che è nel Figlio Suo, nel dono del Suo Spirito, e benedica tutti e ciascuno. La Vergine Maria, la Madonna delle Lacrime, custodisca il nostro impegno, ci faccia veramente crescere nella coscienza di essere una comunità in cui gli uni sono chiamati a custodire gli altri, nell'amore, nel rispetto, nella carità reciproca. Vorrei concludere affidando a lei, con la preghiera che abbiamo pensato per questo mese di maggio, tutte le intenzioni che portate nel cuore e quelle che certamente
verranno esplicitate in questo mese attraverso la preghiera del Santo Rosario, che ogni venerdì sera sarà in una zona diversa del nostro territorio. Vogliamo consegnare al Signore, per intercessione di Maria, anche il nostro impegno ad essere cristiani coerenti, e lo faremo anche attraverso i giovedì eucaristici che vivremo in altrettante zone del nostro quartiere. Il Signore benedica tutti e ciascuno e ci doni, per intercessione di Maria, il dono di una vera e autentica consolazione che non ci sazia, che non ci immobilizza, ma che ci rimette in piedi, che ci fa risorgere e ci fa riscoprire che essere cristiani è bello, perché possiamo veramente sentire ogni uomo non come straniero, non come ospite, ma come fratello, come figlio. Madonna delle lacrime, le tue lacrime sono un accorato appello a svegliarci dal sonno dell'indifferenza e del disimpegno, per essere voce, mani, cuore di quel Dio che consola chi è afflitto e affligge chi si è rifugiato nelle proprie false consolazioni, frutto dell'egoismo e della paura che continuano a generare chiusure e a innalzare muri. Donaci, Madre, di essere presenza partecipe, discreta e rispettosa, accanto ai fratelli che sono schiacciati dalle prove della vita e sperimentano l'impotenza, la solitudine e lo scoraggiamento. Insegnaci, Maria, l'arte della consolazione che riabilita, ricostruisce, raddrizza nella fede, rimette in piedi e incoraggia. Rendici portatori di speranza, autenticamente servi di ogni uomo, come Cristo, nel dono quotidiano e generoso della nostra vita. Amen. Madonna delle lacrime e Beato Giuseppe Puglisi, pregate per noi.